Oggi budino stregato, facile, veloce e golosissimo. Per prima cosa tritiamo il cioccolato fondente, grossolanamente. Lo mettiamo in una ciotolina. Mettiamo lo zucchero in un pentolino insieme all'amido e diamo una mescolata. Versiamo il latte a filo. Mescoliamo senza formare grumi e portiamo sul fuoco. Facciamo scaldare. Quando il composto inizia a scaldare, aggiungiamo il cioccolato fondente. Mescoliamo. Adesso aromatizzo il budino al cioccolato con il liquore strega. Quando il composto si è addensato, togliamo dal fuoco, diamo una mescolata. Adesso trasferiamo il composto ancora caldo negli stampini da budino. Potete utilizzare anche uno stampo da plum cake unico, grande. Un consiglio che vi do è di bagnare gli stampini da budino, in questo modo si sformeranno facilmente. Versiamo il composto, livelliamo. Adesso li facciamo raffreddare, poi li mettiamo in frigo per almeno 6 ore. Quando il budino si è rassodato, lo andiamo a sformare direttamente sul piatto da portata. Facciamo questo movimento, così si stacca dalle pareti e se non si stacca, lo servite direttamente sulla coppetta. Wow! Il budino è pronto, lo possiamo servire così liscio, ma io sono una golosona e quindi lo farcisco con un po' di panna montata e dei frutti rossi. Ecco il nostro budino stregato, provatelo perché è buonissimo!